La combinazione fluticasone-furoatum e clidinio di Lanterolo e quella umeclidinio di Lanterolo si sono distinte per efficacia rispetto alle altre terapie a disposizione dei malati di BPCO. Dottor Michetto, torniamo a parlare di BPCO. Che cos'è la BPCO? La BPCO è una malattia cronica, ostruttiva, generalmente legata al fumo, che è la causa principale. È una patologia ad alta epidemiologia, circa il 7-8% della popolazione italiana è affetta da questa malattia. È una patologia che impatta pesantemente sulla qualità di vita dei nostri pazienti, che sono molto limitati, e soprattutto, aspetto su cui dovremmo cercare di migliorare la gestione complessiva, ha una consistente mortalità. Qual è il gold standard della terapia e quali novità? I pazienti sono molto limitati e hanno spesso riacutizzazione. Per riacutizzazione noi intendiamo quegli episodi per cui il paziente si rivolge al proprio medico curante e per lo quale è spesso costretto ad usare antibiotici e cortisone. Quindi da un lato c'è un pesante impatto sulla qualità di vita dei pazienti, che sono molto limitati anche nelle normali attitudini, e dall'altro le riacutizzazioni li espongono a aumentato rischio di mortalità. È noto che chi ha tante riacutizzazioni ha un rischio maggiore e soprattutto ogni riacutizzazione causa un peggioramento della funzione respiratoria. Sostanzialmente ogni volta si fa uno scalino verso il basso. Per questo i documenti nazionali e internazionali, soprattutto il documento Gold, ha posto molto l'accento sugli obiettivi da raggiungere nel trattamento farmacologico, che sono il miglioramento dei sintomi e possibilmente la riduzione o l'azzeramento delle riacutizzazioni. Ci eravamo sentiti alcuni mesi fa, lei ci presentò lo studio Impact, ce lo vuole ricordare? Lo studio Impact è uno studio molto importante perché si valutano tre opzioni terapeutiche, che sono peraltro quelle che erano previste dal documento Gold, e cioè l'associazione di un broncodilatatore con lo steroide, l'associazione di due broncodilatatori, anticolinergico e beta-2 stimolante, e la triplice terapia che racchiude questi tre principi farmacologici, quindi l'anticolinergico, il beta-2 e lo steroide. Il dato e l'obiettivo prioritario dello studio era di ridurre le riacutizzazioni che si ottiene soprattutto con la triplice terapia. In secondo ordine anche l'ABA-ICS ha un buon risultato, ha maggiore conferma che è proprio lo steroide, ovviamente usato in associazione, che fa la differenza in questa patologia. Fatto salvo quindi che gli obiettivi dello studio sono stati raggiunti e consolidati, sintomi, funzioni, riacutizzazioni, c'è però stata un'analisi del dato riguardante la mortalità, che è un dato preliminare perché si tratta di uno studio che è durato un anno e che quindi andrà confermato con studi a più ampia prospettiva, ma credo che apra una luce nuova per quanto riguarda il trattamento di questa malattia, non solo farmaci sintomatici, ma che addirittura possano impattare sulla mortalità. E oggi ci troviamo qui per presentare anche alla stampa italiana una network meta-analysis che avete portato al congresso della Società Europea di Pneumologia che si è tenuto a Barcellona. Di che si tratta? Si tratta di un'analisi degli studi che sono stati sinora pubblicati per quanto riguarda le triplici terapie, in cui appunto la triplice terapia che era stata valutata nello studio Impact, vilanterolo, umeclidinio, fluticasone, ha ulteriormente confermato i propri dati di analisi di efficacia su un'ampia popolazione, visto che sempre lo studio Impact, che era quello di riferimento, faceva riferimento a una popolazione con un FEV1, quindi diciamo un grado di ostruzione che va da un 30% molto ostruiti sino all'80% meno ostruiti. Questo conferma che la triplice terapia, quando serve, ovviamente senza banalizzarla, anche negli stadi meno gravi della malattia, anzi direi soprattutto in quello, può ottenere degli eccellenti risultati. Grazie.